ci ritroviamo oggi a un tavolo a discutere di cosa le nuove figure professionali, il consumatore, le madri e gli insegnanti devono comunicare. Ecco, l'attenzione a mai perdere di vista quello che sta sfuggendo di mano, cioè questa forma di democrazia del cibo. È emerso questo doppio binario su cui la società contemporanea si sta avviando, e cioè su un'interpretazione del cibo davvero come forma di diritto, come possibilità di ognuno di autogestione dei popoli, e l'altro binario che è invece il cibo come commodities, quindi come qualcosa che le grandi finanziarie gestiscono e ci fanno in un certo senso subire, no? E quindi un'alterazione completa delle cose.